Amici sportivi e appassionati di pallamano, ben ritrovati dal Pala San Giacomo di Conversano, da Francesco D'Alessandro, una cordiale buonasera. Seconda giornata di ritorno della Serie A Gold maschile. Si affrontano questa sera i campioni d'Italia del pallamano Conversano e la pallamano Cassano Magnago. Sfida molto importante quest'oggi, soprattutto per il Conversano, che è reduce da una brutta sconfitta partita in settimana nel turno infrasettimanale, quindi nel recupero della gara contro il Rubiera. Dunque subito possibilità per gli uomini di mister Tarafino di ritrovare il gioco, il successo, e di dimostrare che è stato solo un passo falso quello di mercoledì, che ha un po' turbato l'ambiente. Io come al solito saluto al mio fianco il caro Antonio Luciano, con il quale andremo a commentare questo match. Buonasera Antonio. Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Dici bene, sarà fondamentale oggi per la squadra di Alessandro Tarafino tornare in campo con uno spirito diverso rispetto a quello che si è visto mercoledì a Rubiera, una partita assolutamente da dimenticare. Però dopo qualche minuto, anzi qualche ora di delusione, che come dicevi tu ha turbato un po' anche l'ambiente, subito i ragazzi sono tornati a lavorare, perché c'era da preparare questo match che è fondamentale per la classifica, ma soprattutto per l'entusiasmo, per le motivazioni, anche perché tra 96 ore si gioca un trofeo in gara secca, quindi sarà fondamentale per il Conversano portare via questi due punti e prepararsi al meglio alla gara di Chieti contro il Sassari. E dunque, con l'aiuto di Massimiliano Fanelli in regia, leggervi le formazioni delle squadre, partendo dalla squadra ospite del Cassano Magnago, che scende in campo con Luca Monciardini, Nicolò Riva, Germano Albanini, Alessio Moretti, Gabriele Saitta, Simone Labruna, Filippo Branca, Stefano Bassanese, Ivan Salvati, Usman Caber, Marco Borghi, Mattia Dorio, Giacomo Visentin, Federico Mazza e Giacomo Savini, l'allenatore Matteo Bellotti. Per il Conversano tutti disponibili quest'oggi. Al referto Pasquale Di Caro, Pasqualino Di Giandomenico, Emiliano Alfarano, Martina Aracachi, Gianpaolo Sciorci, Davide Di Maggio, Juan Paoloni, Ignazio De Giorgio, Thomas Branci, Jacob Nelson, Riyad Suid, Massimiliano Possamai, Pablo Marrocchi, Gabriele Iachemet, Matteus Brobele, Jacopo Lupo. L'allenatore, come detto, Alessandro Tarafino. I direttori di gara sono gli internazionali Simone Filonenco. Tutto pronto sulle panchine delle due squadre, ultimi saluti di rito. Cassano Magnago in classica maglia amaranto, Conversano in classica maglia bianco-verde. Salutiamo anche tutti gli ascoltatori, chi ci segue anche da Cassano Magnago, gli amici di Cassano. Salutiamo Andrea Ingrassia, Antonio anche, che certamente ci sta ascoltando proprio da Cassano quest'oggi. Il destino a volte è beffardo. Sì, il richiamo della figlia è comunque un sapore speciale, assolutamente. Salutiamo il nostro caro amico Andrea. Dunque, primo pallone che sarà giocato dal Cassano Magnago. Ricordiamo, Antonio, anche tema interessante di quest'oggi, tanti ex in campo da un lato e dall'altro. Sì, sono di più lato Cassano, cioè i giocatori che hanno vestito la maglia del Conversano nelle scorse stagioni. C'è subito nel set titolare, vedo Gabriele Saita alla destra, che molto bene ha fatto la stagione scorsa, un'unica stagione a Conversano però, condita da uno scudetto, una supercoppa, quindi grandi ricordi per Gabriele qui a Conversano, così come anche per Luca Monciardini. Lui l'ha solo sfiorato un trofeo nella stagione 2017-2018, quando il Conversano ha perso la finale scudetto a Martina Franca contro il Fasano. Quindi due ex importanti in campo, un altro sta recuperando, naturalmente auguroni di pronta guarigione a lui, poi li faremo di persona, ad Alessio Moretti, che è aggregato alla squadra ma comunque credo sia ancora indisponibile, credo sia solo al referto per seguire la squadra. Fronte Conversano invece Massimiliano Possamai, nato, cresciuto a Gallarate, quindi cassanese doc. E dunque il match iniziato con il Conversano in attacco. Abbiamo visto il Cassano che manovrava sulla linea di centrocampo, invece il Conversano ad avere il primo pallone di questo match con
Nelson Marrocchi, il tiro di Pablo Marrocchi e subito la rete. Si sblocca subito Conversano, si sblocca subito Pablo Marrocchi, prima rete della partita, 1-0 Conversano. Bella combinazione qui, subito giocata larga per Jacob Nelson, che ha allargato tanto spazio poi centralmente per Pablo Marrocchi, che si è preso questo tiro, quindi sblocca il match il Conversano. Vedo dalla parte del Cassano, Francesco, che rispetto ai referti consegnatici c'è assenza di Federico Mazza, quindi pedina molto importante assente tra le fila cassanesi. Eh sì, ricordiamo un grande centrale terzino dotato di grandi doti tecniche, Federico Mazza, anche uno dei maggiori realizzatori della squadra Cassano Magnago. Intanto arriva proprio la prima rete, il gol dell'ex di Gabriele Saitta, che va a pareggiare i conti, poi risponde il suo omologo Martina Aracachi, ristabilisce il vantaggio seppur di una sola rete. Eh sì, bello scambio questa volta tra Aracachi, cioè tra Nelson e Aracachi, subito in ripartenza veloce il Conversano dopo l'altrettanto bella rete di Gabriele Saitta, quindi tutto ristabilito, adesso ferma tutto il Cassano. L'azione d'attacco ancora del Cassano Magnago con Ivan Salvati, che prova ad entrare tra primo e secondo, poi viene fermato secondo il direttore di gara Filonenko in maniera fallosa da parte di Vrobel, e quindi 7 metri si incarica della battuta Stefano Bassanese contro Pasqualino di Giandomenico. Il tiro di Bassanese alla rete, due pari, pareggia i conti subito Cassano Magnago. Sì, partita iniziata con forse le difese un po' pigre, distratte, lo dicevamo prima a microfoni spenti, non ha il Conversano grandi esperienze nelle gare, diciamo, prenatalizie degli ultimi anni. Ricordo l'anno scorso pareggio a Bolzano, due o tre stagioni fa sconfitta casalinga contro il Merano, quindi è sempre una gara particolare l'ultima prima di Natale, tra l'altro giocata ad un orario inconsueto, quindi tutte variabili che soprattutto all'inizio del match possono pesare. A cui, Antonio, aggiungiamo anche una, purtroppo va detto, una nota di cronaca, una contestazione da parte dei tifosi del Conversano, che dei figli del Conte, che quest'oggi non sono hanno deciso, insomma, di non sostenere la squadra, hanno esposto anche un cartello. Naturalmente tutto è nato, partito dalla brutta sconfitta di Rubiera, sconfitta molto molto pesante, inaspettata per chiunque, soprattutto per noi stessi. Tuttavia complimenti a Rubiera, perché ha fatto comunque una grande partita mercoledì, Conversano invece no, e quindi oggi è chiamata ad una pronta reazione. Eh sì, comunque sappiamo quanto l'ambiente, diciamo, conversanese sia, come posso dire, per certi versi anche molto esigente, quindi quando ci sono questo tipo di prestazioni, perché credo che quello che lì si contesti maggiormente alla squadra non sia neanche molto il risultato, che è stata una conseguenza che può anche capitare, quanto l'andamento del match, la tipologia della sconfitta. Comunque è passata, adesso il Conversano deve pensare a questa gara, quindi che è tutt'altro che scontata. Mentre c'è un fallo subito da Giacomo Savini, che è stato chiuso sulla linea di 6 da Vrobel e Suid. Tanto c'è segnalazione di passivo per Cassano Magnago. Incrocio, il tiro di La Bruna alla parata di Pasqualino di Giandomenico. Dunque nulla di fatto per il Cassano in questa azione d'attacco. Conversano può attaccare per il più uno. E avevo chiamato le difese nell'intervento precedente e sono subito arrivate due parate, prima di Monciardini, poi di Giandomenico, causate anche da due difese più aggressive che
dopo qualche minuto di studio adesso hanno iniziato ad agire, quindi più, maggiore difficoltà per gli attacchi nel trovare le realizzazioni, quindi vediamo adesso come proseguirà questo match con il Conversano che prova anche questa azione in doppio pivot di Martin Rakaki. Scarica il Conversano con uno scalare Vrobel, Marrocchi, ancora Nelson, incrocio ancora Nelson Marrocchi, Vrobel, prova a inserirsi Vrobel, ma c'è l'invasione di aria da parte di Simone Labruna, dunque 7 metri in favore del Conversano. Corretto, non tanto il fallo è avvenuto all'esterno, però ha mimato proprio l'arbitro di porta che per arrivare a far fallo ha tagliato da dentro l'area il difensore, quindi corretta segnalazione. E dunque dalla linea adesso va Pablo Marrocchi contro Luca Monciardini, realizza il 7 metri Pablo Marrocchi, seconda rete per lui, 3-2 Conversano. Eh sì, ma abbastanza preciso dalla linea dei 7 metri, freddo, lucido alla sinistra di Luca Monciardini, rimette il naso avanti il Conversano. Ancora Cassano in attacco, cambio di posto, Savini, la palla per Caber, chiude bene la difesa del Conversano. Quasi dispera Marrocchi perché è sfuggita per qualche millimetro la palla. Aveva coperto molto bene su Kabir, però nulla di fatto. Altra palla per il Cassano. Ancora salvati la Bruna, Savini scarica verso Bassanese, Savini e il tiro di Bassanese fuori. Fuori forse ancora una volta per un tocco di Pasqualino di Giandomenico. Comunque aveva difeso molto bene questa volta il Conversano, con intensità, grinta, costringendo a un tiro tutt'altro che facile dalla sinistra Stefano Bassanese, quindi mantiene ancora inviolata la porta il Conversano. In ogni caso, Antonio, ti segnalo, proprio vedendo il roster del Cassano in campo, una formazione veramente giovanissima, età media forse 22-23 anni, davvero molto molto giovani, sembra quasi una squadra del settore giovanile, che sappiamo bene che sono tutte fortissime, quelle del Cassano Magnago. Assolutamente, politica dei giovani davvero, che sta pagando. Credo tantissimo. Che forse Luca Monciardini sia il più grande in questo momento in campo e dovrebbe avere, Luca, credo 27-28. Sì, Luca è del 94, non mi far dire bugie, però dovrebbe essere del 1994, quindi 28 anni. E comunque roster giovanissimo, ma soprattutto politica dei giovani che ha portato a scudetti consecutivi, lasciami dire, sia al maschile che al femminile, quindi segno veramente grandi complimenti alla società del presidente Petazzi, perché da tanti anni ormai fanno veramente un gran lavoro con i giovani e nonostante questo riescono ugualmente a mantenere alte le proprie performance, parteciperanno alla Coppa Italia, quindi sono tra le prime 8 della stagione. Forse, diciamo così, l'unica pecca è stata quella magari di non provare ad aggiungere a persone del posto, magari qualche giocatore straniero di esperienza maggiore per fare l'ultimissimo salto di qualità, però non dimentichiamo che 2 anni fa si ha conteso al Conversano stesso la Coppa Italia, quindi ha giocato semifinali scudetto non molti anni fa, quindi veramente complimenti alla squadra lombarda. 9 minuti dall'inizio del match, 3-2 Conversano, punteggio che comunque stenta a decollare, la partita tuttavia è gradevole, ci sono bei spunti tecnici, anche se al momento stanno prevalendo le difese, con il Cassano che sta comunque difendendo molto bene sul Conversano. Ancora Marrocchi, incrocio Vrobel al tiro, ma c'è il muro della difesa di Cassano, poi Suid fa tutto da solo, ma ancora una volta Monciardini a dire di no. Adesso Cassano è con l'uomo in più in attacco, vediamo Savini e la mette sotto l'incrocio, Giacomo Savini, grande grande giocatore Jack Savini, che non scopriamo certo stasera, ormai divenuto inamovibile anche in nazionale. La risposta di Jacob Nelson.
stabilisce il leggero vantaggio 4-3. Bel tiro di Giacomo Savini, che si è preso tutto quello spazio in ripartenza. Ha quest'uno contro uno, questa forza nelle gambe che lo porta ad avere un'esplosività importante, però non è stato altrettanto bravo a ripiegare il Cassano, quindi rete veloce di Jacob Nelson è ripristinata la rete di vantaggio. Ancora Savini, qui la palla per Kabir, che era stato incredibilmente lasciato solo sulla linea di 6, poi grande parata di Pasqualino Giandomenico, poi Nelson scarica per Vrabel, ma Saita, forse memore anche di tanti allenamenti fatti con Jacob Nelson, è andato praticamente a recuperare questo pallone, è partito in contropiede. Bravo Gabriele. Ma ce li ha gli anticipi Gabriele Saita nel suo repertorio. Lato conversano, ne ricordo Francesco un paio in finale scudetto a Fasano, che hanno contribuito alla risalita, diciamo, nella gara 2, quindi nel momento decisivo. Quindi è un giocatore che ha questo tipo di giocata difensiva. Bene per il Cassano, nuovo pareggio. Ancora Marrocchi, uno contro uno, chiude bene la difesa del Cassano, infatti Conversano è ancora sotto passivo, dovrà andare al tiro, vediamo se si incarica Nelson, no, lo fa Vrabel, realizza Matteo Vrabel, c'era arrivato Luca Monciardini, è stato anche un po' sfortunato. Sì, il tiro, diciamo, non è stato eccezionale di Vrabel, però la cosa fondamentale è il più uno sul tabellone, questo minimo vantaggio che viene ripristinato. Conversano, in generale la partita è iniziata con ritmi abbastanza lenti, abbastanza bassi, probabilmente deve incrementare l'intensità difensiva. Conversano qua, rigore giusto. Sta peccando probabilmente in questo, nella fase difensiva, il Conversano, una maggiore intensità. Qui mister Bellotti chiedeva una sanzione, forse a mio parere avrebbe anche ragione, perché ci potevano stare i 2 minuti su questa azione in penetrazione volante, diciamo, di Jack Savini, e invece ha rimediato lui una ammonizione. Solo 7 metri, dicono i direttori di gara, ricordiamo sono i signori Francesco Simone di Altamura e Vladimir Filonenko, ucraino. Rete di Bassanese ancora dalla linea, che spiazza Alfarano, è entrato ancora una volta Emiliano Alfarano per provare a parare questo rigore, come tanti ne ha già parati in questa stagione. 5 pari, Cassano che sta disputando una buona partita fino a questo momento, Conversano non riesce ancora a trovare un allungo decisivo perché ci sono grandi difese. Adesso è entrato anche Ignazio De Giorgio. Vrabel scarica per Arakaki, ma ancora Luca Monciardini molto bene sulla figura a dire di no a Arakaki. Intanto ancora Cassano va in azione di seconda fase, qui fallo di Pablo Marrocchi sulla Bruna. Sono arrivati adesso i 2 minuti, Antonio. Sì, ci stanno perché l'aveva superato lateralmente, quindi una spinta plateale, non cattiva, però ci sta. Giocherà la prima inferiorità della partita, quindi la giocherà il Conversano, e forse per la prima volta anche una palla del vantaggio il Cassano, quindi diciamo un momento delicato di questa prima fase del match. Quando stiamo per giungere alla metà di questo primo tempo, Cassano con un uomo in più, ricordiamo, per 1 minuto e 45, prima azione che non va tanto a buon fine, deve ricostruire Cassano. Savini non sembrava essere riuscito alla perfezione dello schema, però ci ha pensato comunque Savini a realizzare questa rete, la rete del più uno, ed entra in campo quindi l'altro ex della gara, Massimiliano possa mai contro il suo passato
ancora Vrabel, De Giorgio proprio possa mai, sempre doppio pivot, ma adesso torna in posizione di ala Arakaki, ancora De Giorgio qui con una splendida azione personale, uno contro uno, uno dei suoi, uno contro uno, e guadagna un 7 metri in inferiorità, molto bene. Esatto, dicevo, situazione di extra player giocata molto bene da parte del Conversano, perché è uscito Yakemet qui sotto la nostra postazione, quindi si è, ha giocato principalmente dalla parte opposta, ha trovato quello spazio, poi l'uno contro uno di De Giorgio è stato ottimo, così come ottimo dalla linea dei 7 metri Matteus Vrabel. 6 pari, buona questa fase del Conversano in inferiorità. Quando mancano 15 secondi al termine dei due minuti rimediati da Marrocchi, ancora Cassano qui spreca malamente la bruna. E qua bello, no, mi sono concentrato nel vedere Belotti che ha aperto le braccia. In queste situazioni di superiorità numerica vanno gestite con una maggiore lucidità, era troppo importante questo pallone del Cassano, perché infatti adesso è finita la superiorità numerica, quindi ingenuità da parte del Cassano con questa palla persa di Labruna. Ancora Vrabel, scarica per De Giorgio, incrocio per Arakaki, ancora Vrabel, Marrocchi, non ci sono spazi, poi Marrocchi per Suid, ma guadagna il pallone Cassano, Saitta, poi incredibilmente la scarica dove non c'è nessuno, poi arriva la Bruna dalle retrovie in maniera rocambolesca, direi, guadagna questo... No, ma l'azione è stata rocambolesca dall'inizio, perché c'era un fallo chiarissimo su Id, perché Savini si era praticamente appeso a Suid, quindi era almeno 9 metri. Però poi sulla ripartenza Saitta un po' a casaccio si è trovato per caso la palla la Bruna, comunque l'ha sfruttata al meglio il Cassano questa situazione di gioco molto particolare. E dunque ancora Cassano in vantaggio, qui Ignazio De Giorgio, finalmente Conversano riesce a trovare un varco, una bella azione in combinazione. E dunque pareggio 7-7. Sì, quando riesce a muovere la difesa del Cassano, che è molto intensa, molto aggressiva, però allo stesso tempo bisogna saperla muovere. Poi c'è Suid comunque, che è un perno centrale, che con i suoi blocchi crea comunque quella diga centrale. Bravo ad approfittarne questa volta De Giorgio, così come la Bruna è bravissima ad approfittarne dalla parte opposta in penetrazione. Bravo, bravo Simone La Bruna a guadagnarsi questo 7 metri. Non altrettanto brava difesa del Conversano a chiudere le maglie per vie centrali. C'è ancora il cambio del portiere, ma questa volta va Ale Di Caro, che rientra in campo dopo credo un paio di partite di stop dovute a un infortunio. All'occhio, colpo all'occhio, un problema molto fastidioso all'occhio, che per la verità non è del tutto risolto, però sul 7 metri può starci, diciamo. Jack Savini porta ancora in vantaggio il Cassano Magnago, terza rete per lui, più uno Cassano, rientra in campo Pasqualino Di Giandomenico. Poco più di 2 minuti e mezzo al termine, di 12 minuti e mezzo al termine di questo primo tempo tra Conversano e Cassano Magnago. Ricordiamo, seconda giornata di ritorno della Serie A Gold. Ancora Ignazio De Giorgio, che sembra aver dato un po' una scossa in positivo. Una vivacità, diciamo al così, vivacità offensiva, sì. Perché ribadisco, contro una difesa comunque molto dura, molto intensa del Cassano, è necessario comunque un gioco per muoverla, e in questi spazi che si vengono a creare tra scalare e controscalare si sta infilando molto bene Ignazio De Giorgio.
Ancora la parata di Gian Domenico, può andare in seconda fase con Versano. Del Giorgio, palla per qui, ingenuità di Ignazio Del Giorgio. Ma bravo Salvati, credo bravo sia stato Salvati, sì, perché ha aspettato la De Giorgio su, questo, su questa penetrazione verso l'interno, e poi lo sfondamento ci sta tutto. Bravo Salvati, perché Ignazio ha capito che la dote, diciamo, di Ignazio non è proprio il tiro da fuori, quindi l'ha aspettato sulla linea dei 6 e Ignazio non ha trovato più i compagni ed è andato a franare addosso a Salvati. Dunque sfondo, ancora Cassano in attacco, palla sempre del più uno, 8 pari, la Bruna va uno contro uno qui su Vrobel, ma addirittura c'è il, vediamo, 9 metri, poteva starci forse uno sfondo anche in questo caso. Si resta in attacco, ancora la Bruna, c'è segnalazione di passivo, Savini punta Vrobel, fa muovere la difesa del Conversano, ancora Salvati qui anche in questa occasione corretta decisione arbitrale, assolutamente. Marrocchi era già in aria qui dall'inizio dell'azione difensiva, quindi era assolutamente netto questo 7 metri. Questa volta resta in campo di Gian Domenico e para il 7 metri, poi non riesce a recuperare il pallone il Conversano, quindi si resta in difesa. Bella parata di Gian Domenico, che è rimasto alto sulla linea dei 3-4 metri e avanzato sui quasi alla linea di 4 metri. E ha parato il tiro di 7 metri, sfortunato il Conversano perché la palla è finita tra le mani del Cassano, però la riconquista subito. Ancora Conversano, può andare in seconda fase, poteva spingere ma Arakaki non ha trovato più compagni e nel frattempo difesa del Cassano, che ricordiamo squadra molto giovane, quindi corre tanto, è tornata in una frazione di secondi. Quindi si riparte dall'attacco organizzato, sempre De Giorgio, incrocio per Vrobel, ancora Marrocchi, prova a puntare Marrocchi, ma il blocco irregolare di Riyad Souid, visto dal direttore di gara Filonenko, arbitro di fondo, significa nulla di fatto. Sì, stavo vedendo proprio Souid che si rivolgeva all'arbitro dicendo che il braccio non era alto, quindi a suo avviso il blocco era regolare, però non è dello stesso avviso l'arbitro. Ancora palla per il vantaggio del Cassano. Adesso cerca un po' di scaldare le mani il pubblico di Conversano, che ha capito che anche quest'oggi non sarà assolutamente facile portare a casa la vittoria. Adesso potevano starci i passi su Saitta. No, ci stavano, non potevano starci, perché ha evitato di palleggiare Saitta, doveva palleggiare, non palleggiando ha commesso infrazione di passi. Comunque sotto passivo il Cassano. Vediamo il tiro di La Bruna, c'è il muro, poi recupera ancora La Bruna. Questi sono, Antonio, dei gol davvero davvero brutti, perché sono segnali di mancata concentrazione, molta sfortuna in realtà, molta in questo sfortuna, caso, però perché la palla lì è capitata, c'erano 4 giocatori del Conversano, la palla è capitata tra le mani dell'unico. Bisogna, Antonio, bisogna tuffarsi su quei palloni, io tutta la sfortuna che vuoi, però. No, questa volta aveva difeso bene il Conversano, non me la sento di criticare, è veramente stato molto sfortunato, perché sulla ribattuta veramente è andata tra le mani del giocatore del Cassano, che poi è stato lesto a ribadire in rete. È anche vero che quando poi non gira, diciamo che va un po' tutto male, magari servirà appunto una svolta, come dicevamo prima, positivo, qualche episodio, qualcosa che faccia scattare di nuovo la scintilla per Conversano. Invece continua a perdere palla, ancora una volta Savini, qui Kabir per Bassanese e Cassano va più due.
e Cassano approfitta degli errori del Conversano. Qua palla persa ingenuamente da parte di De Giorgio, che probabilmente avrebbe dovuto tenersi il fallo e non buttare questo pallone un po' a casaccio. Quindi ripartenza veloce e time out Conversano. Ogni volta che cerca il tuo sorriso, ogni volta che chiede i tuoi abbracci, ogni volta che ha bisogno di te, tu sei lì. Ma per prenderti cura di lui, devi anche prenderti cura di te. Proteggi la tua salute con Allianz Ultra. Un gesto d'amore importante per te e per chi ami. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su allianz.it. Time out un po' per riordinare le idee da parte di Alessandro Tarafino, perché era necessario interrompere questo momento molto positivo del Cassano e al contempo negativo per il Conversano, visto con la Lavagnetti indicava proprio delle combinazioni offensive per voler allargare la difesa del Cassano. Vedremo l'uscita dal time out della squadra di casa. Possa mai, fa salire Jachemet, ancora possa mai al tiro, è Luca Monciardini, è già postato, poi lancia un brutto contropiede, questa volta ingenuità di Luca Monciardini, che infatti chiede scusa, poi De Giorgio nuovamente per Jachemet, altra palla persa. Non le sto contando le palle perse, però si vede chiaramente che il Conversano è tutt'altro che in fiducia quest'oggi, veramente. E non riesce a giocare sciolto, allo stesso tempo il Cassano invece è assolutamente libero mentalmente, senza alcuna pressione, si avverte tutto questo in campo, proprio questo stato emotivo, ed è dura perché poi ha bisogno, come dicevamo prima, della scintilla. Adesso c'è la possibilità di andare in contropiede, possa mai Nelson, il tiro, ancora il palo di Nelson. Dicevo prima, se ci si mette anche la sfortuna è davvero dura, è davvero difficile. Sembra un po', Antonio, non lo voglio dire, ma sembra quasi un po' come la partita di mercoledì contro Rubiera. Conversano era partito bene, era anche andato in vantaggio di 2-3 reti, poi un po' di errori, un po' di palle perse, un po' di sfortuna, piano piano Rubiera ha iniziato a rosicchiare gol. Adesso Conversano non deve commettere l'errore appunto di mercoledì di lasciare andare la partita, deve restare comunque aggrappato a questo risultato che al momento non dice nulla, sono solo due reti. E teniamo anche presente, Antonio, un aspetto molto importante: Cassano ha una rosa, per quanto vedo a referto, molto corta, molto stretta, c'è al momento solo un cambio che è quello di Mattia Doro in difesa. Conversano ha tanti giocatori a disposizione, vedremo, partita tutta da vivere ancora, 5 minuti al termine, Cassano in attacco, la Bruna, Salvati va su Suid, trova un blocco ma c'è passivo, dovrà andare al tiro Salvati, vediamo il tiro, infatti finisce alto, un po' forzato questo tiro. Come Beh, ma il Conversano ha difeso queste ultime due difese molto bene, adesso deve sciogliersi un po', deve essere un po' più lucido in attacco, evitare palle perse come nelle ultime azioni offensive. Poi chiederemo anche a Giorgio dove deve andare Ignazio, non so se l'avete intuito. Comunque
Ancora passivo per Conversano. Nelson viene chiuso da Kabir. Possa mai qui fasi di gioco. Fasi di gioco che direi abbastanza convulse. Sì, perché il Cassano sta difendendo con le unghie e con i denti questi vantaggi. Davvero ci mette un'intensità e un'aggressività incredibile. E costringe poi all'errore la squadra avversaria. Arriva la sesta parata, ho segnato io, da parte di Luca Monciardini in 26 minuti. Ma ribadisco, le parate dei portieri sono spesso, e oggi a maggior ragione, conseguenza davvero di un ritmo difensivo notevolissimo da parte del Cassano. Certo, vedere la durata sarà importante per tutti i 60 minuti. Però per adesso veramente grandi complimenti al Cassano. Adesso è passato in 5-1 Conversano, qui giusto. Ingenuità anche di Massimiliano Possamai, che era rimasto a tu per tu con Simone Labruna, è andato a toccarlo al momento della sua penetrazione in aria, quindi rigore 2 minuti. Ancora Bassanese contro Di Gian Domenico. E il tiro, ancora il gol di Stefano Bassanese, che credo non abbia sbagliato un 7 metri. No, ha fatto 3 su 3 il Cassano, 2 di Bassanese, 1 di Savini. Uno sbagliato da Savini, sì. Torna in campo Pablo Marrocchi. Segnalo, Antonio, una nota anche un po', diciamo, tattica. Gabriele Jachemet non si è ancora visto fino a questo momento, neanche un tiro per lui. Adesso in inferiorità, giustamente deve andare anche al cambio. Conversano non ha proprio tirato dalla sinistra. Diciamo che l'attacco male, onestamente, un po' per meriti del Cassano, un po' perché, ribadisco, l'aspetto emotivo a mio avviso fa tantissimo, i ragazzi si vede che sono contratti e a dir poco, non si riesce a trovare nessun tipo di combinazione contro una squadra ben messa in campo, organizzata, che sta difendendo bene. Qui adesso si è dovuto inventare un po' un tiro un po' così da Giorgio, però per fortuna il Conversano è andato dentro. Qui ci poteva essere sfondo e lo richiama alla panchina del Conversano. Qui, a mio parere, c'erano tutti gli estremi per lo sfondo, anche lo sentite qui nella tribuna dietro di noi. E invece, come era successo in precedenza, è solo la panchina del Conversano, in particolare il mister Tarafino, che rimedia la munizione, con il Cassano che resta in attacco. Ora la Bruna, tiro di Labruna, c'è il fallo. Buon per il Conversano, se non altro che scorre il tempo, le 2 minuti, 12 secondi. Ottima chiamata qui di Bellotti per il time out. Dicevo prima di andare in pubblicità, chiamata ottima a mio avviso di Bellotti, perché il tempo stava scorrendo, quindi i 12 secondi adesso consentirà di organizzare un'altra azione in superiorità numerica. Arriva la persa,
difesa ancora molto buona da parte del Conversano, che ribadisco negli ultimi 6-7 minuti ha iniziato a difendere molto bene. Sta mancando molto la fase offensiva e qualche combinazione, più che altro per errori tecnici. Ultimo minuto del primo tempo, Conversano che deve assolutamente trovare la rete del meno uno per andare a riposo con un risultato favorevole, almeno diciamo cucire un po' il gap. Intanto Ignazio De Giorgio aveva trovato il varco, ma la palla finisce alta, 11-9 al momento con il Cassano, che invece ha altri 20 secondi per trovare a sua volta la rete del più 3. Devo dire che la giocata non era stata neanche male, però ho sbagliato il tiro dai 6 metri. Scorrono i secondi, 3 secondi, vediamo il tiro di Savini e finisce. Attenzione, è stato viene spinto Savini nel momento del tiro, e secondo il direttore di gara Filonenko, in maniera irregolare da decretare 2 minuti ai danni di Jacob Nelson, che quindi sconterà nel secondo tempo. È praticamente un tiro franco per il Cassano per provare a chiudere sul più 3. Tiro franco in movimento, perché credo lo dovrebbe tirare subito. Vediamo, c'è un secondo a disposizione, vediamo se tirerà subito o se ci sarà il passaggio. Se c'è passaggio dovrebbe finire subito il tempo. E invece fanno scadere il tempo i giocatori del Cassano, così possono istruire questo tiro franco con Jack Savini contro tutta la difesa del Conversano. Savini, la palla viene smorzata da Jachemet e finisce lenta lenta tra le braccia di Pasqualino Di Giandomenico. Quindi si resta sul punteggio di 11-9 in favore del Cassano. Magnago, Conversano che non è riuscito a diminuire il parziale nell'ultima azione. Dunque Antonio, un secondo tempo tutto da vivere, adesso ci sarà davvero da parlare tanto negli spogliatoi per ristabilire un po' le cose. Sì, tanto, diciamo, ci sarà un po' da necessario sciogliersi, ripeto, vedo veramente dei giocatori molto molto contratti, c'è bisogno di riacquisire un po' di fiducia, perché troppi errori tecnici, troppi tiri sbagliati, troppe palle perse, c'è bisogno di qualcosa in più in attacco. Ribadisco, gli ultimi decina di minuti molto meglio la difesa del Conversano, però certamente secondo tempo tutto da vivere contro un Cassano che sta facendo davvero una grande partita. E noi saremo qui, vi aspettiamo tra 10 minuti circa per il secondo tempo di Conversano Cassano. Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla, anche quando ti mette alla prova. E se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo, perché Allianz mantiene sempre le promesse, grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese e agenti che restano accanto a te, soprattutto nel momento della verità. Allianz, insieme dalla A alla Z.
Amici sportivi, ben ritrovati dal Palla San Giacomo di Conversano. Secondo tempo di Conversano Cassano Magnago, seconda giornata di Serie A Gold, punteggio dice vantaggio Cassano Magnago per 11-9 al termine di un primo tempo molto combattuto da entrambe le formazioni. Al momento è il Cassano Magnago che sta avendo la meglio sul Conversano, che ha sprecato tanto, ha davvero buttato via tanti palloni, tante palle perse. Risultato tutto sommato giusto sino a questo momento, ma ci sono altri 30 minuti da vivere. Vedremo come avrà, diciamo, parlato nello spogliatoio il mister Tarafino. Rinnovo il saluto ad Antonio Luciano qui al mio fianco, ma si riparte con lo stesso canovaccio. Ancora un errore difensivo, 7 metri in favore del Cassano. Sì, troppo facile, Possamai si è fatto attrarre fuori dal terzino del Cassano e poi Arakaki l'uno contro uno non ha avuto una, probabilmente aveva i piedi in aria. Arriva il tiro dei 7 metri, andrà ancora Bassanese, che è stato infallibile nel primo tempo. Bassanese contro Ale Di Caro, è ancora la rete di Bassanese. Cassano a più 3, ricordiamo Conversano ancora per 1 minuto e 15 con un uomo in meno per l'esclusione temporanea di Jacob Nelson all'ultimo secondo di gioco della prima frazione. Sì, è un momento già molto importante del match, perché il Conversano deve restare in partita anche dal punto di vista emotivo, cioè subire parziali ulteriori reti di svantaggio minerebbero ulteriormente un morale già abbastanza basso, quindi deve restare attaccato al match facendo scorrere subito questa inferiorità numerica. Ancora subito passivo chiamato dai direttori di gara, e tiro forzato di Paolo Marrocchi, facile preda di Luca Monciardini. Eh sì, quello che dicevo in precedenza, è un tiro molto forzato, telefonato. Vediamo adesso questa difesa con doppio pivot da parte del Cassano. Qui chiude bene Jakemet, costringe Cassano a ricominciare l'azione d'attacco, sempre doppio pivot per Cassano, in superiorità va Gabriele Saitta e ancora un 7 metri in favore del Cassano. Qui proteste da parte di tutto il Pala San Giacomo. Onestamente noi da qui non siamo riusciti tanto a vedere. No, allora quello che dicevo nel primo tempo, il fallo è avvenuto fuori, però si è avvantaggiato tagliando dentro l'area, quindi diciamo dissento dal bu del pubblico, perché se si taglia da dentro l'area, diciamo, se si prende vantaggio poi è 7 metri. Diciamo che è stato anche bravo Gabriele a prendersi questo 7 metri, diciamo così. Era partito quasi già per prendersi il 7 metri Gabriele Saitta, ma ci sta anche questo, è il mestiere anche dell'ala, anche questo. Quello che va detto, la cronaca, che Conversano è a meno 4, Antonio. Adesso è ristabilita la parità numerica in campo. C'è Giampaolo Sciorci in posizione di pivot. Marrocchi, Nelson, c'è spazio per Nelson e la rete. Nelson probabilmente sorpreso è lì stesso da troppo spazio lasciato da parte della difesa del Cassano, bravissimo però poi a prenderselo. Mantiene le 3 reti di svantaggio il Conversano, adesso deve tornare a difendere. ...13-10 in favore della formazione lombarda. La Bruna, Salvati, Savini, uno contro uno di Savini, La Bruna viene chiuso da Possamai, attenzione. Sì, ma qui no, non è niente, fallo di gioco, piatto, non spinta laterale, quindi... Sì, vedevo il direttore di gara Simone dialogare con Possamai. Ancora Cassano in attacco, Jack Savini, il tiro di Savini questa volta è fuori,
Adesso può accelerare con Versano, vediamo se c'è spazio, ma Cassano è già rientrato. Adesso si alza un po' l'urlo del Pala San Giacomo, capisce che il momento è decisivo, importante qui, bella azione di De Giorgio per Giampaolo Sciorci. Ed è importante tornare ad acquisire fiducia offensiva, qua una bella azione. Tradita un po' dalla troppa aggressività la difesa del Cassano, perché ha scoperto la linea di 6 metri, bravissimo De Giorgio sotto fallo a vedere il proprio pivot completamente libero, altrettanto bravo Giampaolo Sciorci e il conversano tra mille difficoltà comunque lì. Francesco, ci vuole una reazione d'orgoglio dei padroni di casa, che non possono assolutamente perdere anche questa partita per restare nella scia in questi playoff. Ancora la parata di Gian Domenico, ma la palla viene riconquistata dal Cassano, nuova chance. Ricordiamo che la parata del portiere annulla il passivo, quindi adesso c'è difesa di Possamai, sta salendo un po' di ritmo finalmente con Versano. Adesso passivo per Cassano, Savini salvati, chiude ancora con Versano. È un po' di orgoglio adesso, Antonio, si fa sentire anche il pubblico. Vediamo Cassano, scarica, salvati per Saitta, ma chiude ancora Jakemet. Credo un paio di passaggi, deve tenere questa intensità difensiva il conversano. Tiro di Savini ancora fuori. Può andare seconda fase con Versano, Possamai, Marrocchi, uno contro uno ancora Possamai, Nelson, ancora uno contro uno sulla Bruna, Nelson in rete. Parziale di 3-0 del conversano. E qui con, dicevi bene, la parola giusta, orgoglio, con un'intensità e un orgoglio difensivo si riporta a meno uno il conversano, che è salita di intensità, costretto già a 2 errori consecutivi il Cassano da parte di Savini, quindi del giocatore migliore, ma è così, veramente in un attimo girano le partite, quindi bene, ma bisogna mantenere naturalmente, è troppo poco fino ad ora. Partita ancora lunghissima, 6° minuto del secondo tempo, guadagna uno sfondo Jacopo Lupo, può spingere Massimiliano Possamai, vediamo Marrocchi, mentre preferisce invece attendere l'ingresso in campo di Jacob Nelson, che entra in questo momento, ancora Possamai, poi si fa bloccare per far entrare in campo di nuovo Ignazio De Giorgio. Sì, perché il Cassano è molto bravo, nonostante gli errori che sta commettendo in attacco, comunque sta rientrando con un ottimo ritmo, un'ottima velocità, quindi non è facile trovare le seconde fasi, però adesso è il momento di spingere anche in quarta fase. Palla di De Giorgio per Giampaolo Sciorci. E questo è il conversano che ci piace, il conversano veloce con combinazioni semplici, passaggio centrale pivot, e realizza il pareggio Giampaolo Sciorci. Partita girata veramente in un amen, Francesco, proprio quando diciamo che gli episodi, anzi lo dico io, non lo dici tu, che gli episodi veramente girano le partite. Non c'è stato neanche un vero episodio, però un'azione, una palla persa, un tiro sbagliato, veramente cambia tutto, da più 4 in pochissimo, forse in 3 minuti è tornata in pareggio, adesso inferiorità numerica anche da parte del Cassano. Sì, partita che adesso è cambiata, si riparte da 0-0 in questo istante, 13 pari. Adesso deve ancora spingere Conversano. Vediamo, sta difendendo bene qui la difesa del Conversano, infatti guadagna ancora un pallone, c'è spazio per Jakemet, va lui dalla posizione di ala e realizza con una splendida girella Gabriele Jakemet, che non aveva fatto neanche un tiro sino a questo momento, e lo fa con una splendida rete che costringe Cassano a chiamare time out.
se nel primo tempo il time out per riordinare le idee era stato quello chiamato da Alessandro Tarafino, adesso ha voluto parlarci su Matteo Belotti, perché il momento sorride decisamente alla squadra biancoverde. L'ho visto veramente, ha detto qualcosina ai propri ragazzi il tecnico Amaranto, però credo sia stato veramente più per bloccare questo momento molto positivo per il Conversano ma altrettanto negativo per il Cassano, tra l'altro, che aveva fatto alzare anche i decibel del Pala San Giacomo. Quindi anche questa, a mio avviso, davvero buona chiamata del time out da parte di Matteo Belotti. Ricordiamo break di 5-0 del Conversano, che da meno 4 è andato a più 1. Volevi dire l'episodio, Antonio, che a tuo parere ha cambiato un po'. Lo diciamo dopo. Comunque ancora Conversano in difesa, Cassano che prova un'azione di attacco organizzato, ricordiamo che è in inferiorità numerica Cassano, va sotto passivo, ancora sfondo guadagnato da Marrocchi, Yakemet prova ad andare in contropiede, Arakaki e la rete. Rete di Martin Arakaki, che manda letteralmente in visibilio il Pala San Giacomo, che finalmente vede una reazione d'orgoglio della propria squadra. Lo diciamo spesso, Francesco, il tifoso di Conversano è molto esigente, ma allo stesso tempo capisce quando la squadra sta dando il tutto per tutto, sta giocando al massimo, sta giocando con orgoglio, e quando magari sta mancando qualcosina. E adesso naturalmente complice anche il punteggio, che è tornato a sorridere dopo un po' di minuti, però è proprio tutt'altro gioco. Salvati, classe 2003, quindi un giocatore giovanissimo che adesso ha commesso due sfondi consecutivi. Bravo il Conversano a ribaltare subito l'azione. Altri 23 secondi di inferiorità numerica, quindi deve ancora stringere i denti il Cassano in questa fase, e se possibile dalla parte opposta il Conversano naturalmente sempre provare a incrementare. Extra player per Cassano, quindi porta vuota, vediamo 8 secondi di inferiorità, cosa inventerà Cassano, vediamo. Adesso torna in campo Monciardini, ancora Salvati, uno contro uno, ma trova una rete abbastanza fortunosa, ma bravo Salvati a puntare comunque la difesa del Conversano. Possa mai Nelson, scarica per Arakaki, c'è spazio per Arakaki, ancora rete. E fluidità anche nell'azione di seconda barra terza fase, non saprei giudicare questa, da parte del Conversano. Qui probabilmente aveva sbagliato la posizione Sciorci, che sull'uno contro uno di Marrocchi doveva essere dall'altra parte del terzo, quindi per consentire lo scarico. Comunque nulla di fatto, la palla è finita da Arakaki, preciso al tiro, ancora più due e adesso parità numerica, perché è finita l'esclusione da parte del giocatore del Cassano. Ancora più due Conversano, Savini uno contro uno, sempre Salvati, si torna da Savini ma ha commesso passi. Salvati, e dunque ancora palla per il Conversano del più 3. Marrocchi fa tutto da solo, Marrocchi, poi la virgola da sulla testa non va a buon fine, adesso è scoperta la difesa del Conversano, se ne avvede Savini, riconquista palla, ancora possa mai Arakaki, non si intendono i due, ma poi che ingenuità di possa mai che commette sfondo. Qua devo dire ancora una volta, più che ingenuità di Possamai, bella giocata da parte di Salvati, perché si è piazzato lì davanti Savini. No, credo sia stato proprio il 43. Lo sfondo l'ho preso Savini. Ok, vabbè, allora ho sbagliato. Comunque, bella giocata, e si è piazzato lì davanti, ha visto che Possamai era di spalle, quindi come si è girato, l'ha colpito. Qui è mancato un po' di lucidità nella ripartenza del Conversano. Si resta più due. Peccato, occasione non sfruttata dal Conversano. Cassano c'è comunque, Antonio, ancora in partita apertissima, molto bella devo dire, molto divertente. Ancora Savini prova ad inserirsi tra primo e secondo, qui aveva finito i passi Savini,
ha guadagnato anche, a mio parere, più di quello che voleva da quella posizione. Ora palla qui verso il centro, recupera con Versano, Lupo, Arakaki. Non ci sono spazi perché chiude bene Cassano. Chiude bene. Sì, sì, devo dire, su questo dobbiamo fare il complimento alla squadra cassanese, che adesso sta avendo tante difficoltà in attacco perché il ritmo difensivo del Conversano è salito notevolmente, però non gli si può rimproverare il ritorno pigro, anzi tutt'altro, sempre tornano tutti tra l'altro molto velocemente, non consentono una seconda fase rapida alla squadra di Alessandro Tarafino. Salgono gli applausi per il Conversano, arriva ancora una rete. Ancora Ignazio De Giorgio, rete del più 3, 17-14. La Bruna cerca il passaggio per Dorio, che invece aveva fatto il movimento inverso. E adesso applaude anche Alessandro Tarafino, perché l'intensità difensiva è tornata notevole. Il Cassano sta facendo veramente tanta fatica, probabilmente sta anche pesando un po' l'ottimo primo tempo giocato da parte del Cassano, però veramente è salito in cattedra da squadra campione d'Italia la difesa biancoverde. Sempre Savini, serie di incroci salvati su Sciorci, guadagna lo sfondo Giampaolo, può andare in contropiede con Versano, ma che altra palla recuperata da Jack Savini, che quando si tratta di recuperare questi palloni, Antonio, è davvero eccezionale. Ricordiamolo in un grande recupero di palla. Sì, di Italia-Francia, penso ti riferisci a quello. Sì, sì. Questo magari un po' meno spettacolare, però altrettanto efficace. Devo dire che era stato anche ottimo il lancio di Possamai, cioè c'era questo lancio, è stato molto bravo Savini a correre proprio accanto a Jakemet a recuperare questo pallone. Però ribadisco, difesa del Conversano adesso veramente notevole, proprio di intensità e di voglia, anche voglia di difendere. Però partita lunghissima perché il Cassano, come dicevi giustamente, è tutt'altro che uscito dal campo. Ancora tenta la volante Savini per Saitta, ma ci mette la testa Pasqualino di Giandomenico e dice di no. Ancora Marrocchi, bene bene ancora una volta dopo la rete. No, sto facendo un po' i conti delle reti perché ha segnato Salvati qualche minuto fa dopo diversi minuti, però penso sia un gol negli ultimi 10 minuti del Cassano, qualcosa del genere, dimostrazione veramente dell'intensità difensiva salita notevolmente del Conversano, così come maggiore lucidità in ripartenza. Molto bene i biancoverdi in questa fase del match. Subisce fallo Pablo Marrocchi, si riparte dai 9 metri, c'è ancora passivo. Tiro di Pablo Marrocchi, ma c'è il 7 metri, giusto, giusto, perché erano all'interno dell'area Kabir e Savini. Eh sì, su questo uno contro uno difficile da tenere. Poi abbiamo visto anche a Rubiera ha sbagliato qualche tiro, però l'uno contro uno è questo, il suo marchio di fa. Se si parla con lui, lui dice che ci ha costruito una carriera su questo uno contro uno. Mentre rientra in campo Matteus Vrobel per questo 7 metri, realizza Vrobel. Questa secondo me è una chicca di Alessandro Tarafino, perché lo vuole tenere in partita lucido anche a livello emotivo, il giocatore che non sta passando il suo miglior periodo di forma dall'inizio dell'anno. E quindi con questi rigori vuole provare a tenerlo sempre sul chi va là. Ma soprattutto per il Conversano la notizia lieta è che si tocca il più 4. Al 15° del secondo tempo, massimo vantaggio per il Conversano, qui ancora bravo Savini. Sì, qui doveva lasciare andare, sì, un po', sì. L'arbitro ha fischiato prematuramente questo fallo.
Si resta ancora in attacco per il Cassano. Entrato anche Borghi nelle fila Amaranto, mentre c'è il 2 minuti adesso per Giampaolo Sciorci. È una spina nel fianco. Stavo dicendo, che giocatore Giacomo Savini, quello che di Bologna, del primo Cassano, non è lo stesso di quest'anno. Credo che l'esperienza in Francia, ora Massimiliano magari ci dirà la squadra esatta che io non conosco, però li abbia fatto veramente bene. In questa fase del match si è caricato sulle spalle la propria squadra, da solo, con questi uno contro uno costanti. Veramente complimenti a Giacomo Savini. Ancora Bassanese contro Di Giandomenico e la rete di Stefano Bassanese. Settima rete di Bassanese, credo siano 4 o 5 sul rigore, non le ho segnate. Freddo, freddissimo. Conversano con un uomo in meno, ricordiamolo, per 1:30 e torna in campo Real Suid. Porta vuota per il Conversano. Marrucchi incrocio per Nelson, il tiro di Nelson, ma la parata di Monciardini. Poi Marrucchi si tuffa all'interno dell'area, ma se ne erano già andati tutti. 18-15. Cassano che ha rosicchiato un gol. Adesso è entrato in campo anche Filippo Branca. E Cassano che per restare in partita deve approfittare di questa superiorità numerica. Adesso ha un altro minuto, quindi sicuramente almeno un altro attacco. Subito Branca al tiro e la rete. Praticamente un tiro a freddo di Filippo Branca, che era stato in panchina per tutta la partita. Primo pallone toccato, prima rete per lui, e Cassano si riporta a meno 2. Si è aperto molto bene qua in questa circostanza Filippo Branca, tra le gambe di Pasqualino Di Giandomenico, sfruttata al meglio la superiorità numerica da parte della squadra lombarda. Ancora qui la combinazione De Giorgio per Marrucchi, rete di Pablo Marrucchi. Anche questa giocata molto lucida da parte del Conversano, probabilmente preparata in settimana, perché bella difesa. Bene, bene qui la benissimo. Difesa di Riyad Suid su Dorio. No, dicevo giocata lucida perché è riuscito a coprire molto fuori il primo difensore, alle spalle Pablo Marrucchi si è infilato, visto ottimamente l'inizio del Giorgio, tiro secco e trafitto Luca Monciardini. Adesso mister Belotti ricorre un po' di cambi. È entrato anche Borghi, segno che anche Cassano, Antonio, ha speso tanto e alcuni giocatori sono un po' stanchi. Sì, la durata l'avevo, diciamo, era un, come posso dire, una cosa che avevo anche di cui avevo parlato nel primo tempo, perché il Cassano ha fatto veramente un primo tempo di spessore, quindi non avendo una panchina lunghissima probabilmente lo sta pagando, però diamo anche i meriti a un Conversano che così dopo 3 minuti del secondo tempo ha fatto un click e ha rimesso tutto in piedi. E ancora la grande parata di Di Giandomenico sul tiro di Dorio, poi sulla ribattuta. Oggi c'è un problema ribattute. Sì, sulla ribattuta, fallo di De Giorgio su Kabir che era lanciato a rete. E adesso attenzione, momento delicato del match. Conversano con 2 giocatori in meno, tra l'altro 2 inferiorità appena iniziate, quindi giocherà per diverse azioni difensive ed offensive in inferiorità numerica. 19-16, Conversano adesso deve stringersi perché ha solo 4 giocatori di movimento in campo.
viene richiamato Real Suid. Adesso il pubblico non ci sta, perché Conversano deve fare quadrato. Adesso in difesa ancora Savini, la Bruna per Saitta, la parata, grandissima parata di Pasqualino Di Giandomenico. Antonio, queste sono le parate che noi ci aspettiamo da Pasqualino, che sappiamo che può fare Pasqualino, un grande portiere, l'ha dimostrato in tante occasioni, e sì, questa parata non diciamo nulla, ma in questo momento della partita con due giocatori in meno è davvero importante. Time out Cassano, col Conversano, scusate. Dicevamo prima della pubblicità del time out che, oltre che tecnicamente ottima la parata, in un momento molto 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 importante del match, così come altrettanto importante questo pallone con l'extra player che giocherà il Conversano, perché nonostante l'extra player è comunque in inferiorità numerica la squadra biancoverde, quindi attacco molto molto importante che deve essere soprattutto più lungo possibile. Tra 50 secondi entrerà il primo giocatore per il Conversano. Intanto perde palla, non riesce ad andare a concludere il Conversano, quindi ancora denti stretti per questa azione difensiva. Vediamo se Cassano proverà ad accelerare. Intanto il tempo trascorre, Savini, la Bruna, ancora la difesa è parata di Di Giandomenico, che giustamente lascia il pallone. Tempo che trascorre, Cassano non sta certamente sfruttando questa doppia superiorità. Buono per il Conversano che sta difendendo molto bene anche in quattro, addirittura bravissimo, guadagna uno sfondo Massimiliano Bossamai, bravissimo, perché si vedeva che la Bruna non sapeva molto che fare, anche lui ha fatto un passo avanti, si è preso questo sfondo. Ottima ancora giocata difensiva del Conversano. Si esauriscono praticamente quasi entrambi i due minuti in questo momento. Ne esce indenne da questa doppia inferiorità. E se si può parlare di episodi, Antonio, direi che questo è un episodio molto molto importante. Ancora Vrobel, il tiro di Vrobel, ancora la parata di Monciardini, mentre qui recupera palla su Id. Secondo il direttore di gara ha commesso fallo, forse un tiro un po' affrettato di Vrobel, bisognava costruire prestazione del più 4. Sì, sembra come se in qualche modo lui voglia partecipare però non si deve ostinare a trovare reti individuali, c'è bisogno di Matheus Vrobel, ma c'è bisogno anche nel gioco corale. Sì, forse un'azione un po' affrettata, però bisogna tornare a difendere. È sempre Savini l'uomo più pericoloso, scarica qui per Saitta. Questo gran gol, questo è un bel gol. Gran gol, perché si apre tantissimo lui con questo braccio snodabile che abbiamo imparato a conoscere la stagione scorsa, va sul fianco di,
di Gian Domenico, che obiettivamente qua in questo tiro poteva fare veramente ben poco. Complimenti a Gabriele Saitta e Cassano, che è sempre lì, Francesco. C'è da dire che nel momento migliore del Conversano, il Cassano comunque non ha veramente mai mollato. Ancora incrocio Nelson Vrobel, ancora Vrobel, questa volta anziché tirare va per una penetrazione centrale, guadagna un 7 metri e 2 minuti. Dorio chiede scusa molto sportivamente, a un certo punto l'avrebbe dovuto lasciare per non rischiare il 2 minuti che è arrivato. E qua giocata, devo dire, di lucidità da parte di Matteus Vrobel, che non va dalla linea dei 7, ma lascia l'incompensa a Pablo Marrocchi. Poco meno di 8 minuti al termine, 19-17, Marrocchi e il gol. Anche questa rete molto importante di Pablo Marrocchi. Mentre ora è Cassano con un uomo in meno. Quindi occasione per il Conversano per allungare, per recuperare un pallone in più. E vediamo l'azione d'attacco di Savini, la Bruna. Ancora la Bruna, ma c'è ancora un blocco irregolare di Kabir. Credo sia stata un'invasione dal gesto dell'arbitro Simone, del signor Simone. Infatti lo continua a mimare, tagliato dentro l'aria. Consente un'altra azione in superiorità numerica al Conversano. Un minuto ancora di superiorità. Ancora Pablo Marrocchi, incrocio per Nelson, praterie, ma infatti Nelson scarica per Ignazio De Giorgio. E questa, Antonio, è un po' un'azione, diciamo, già vista in passato, un'azione di un Conversano di qualche stagione fa, con Nelson che scarica per De Giorgio. È incredibile come chi ricorda il primo tempo, non qualche partita fa, sembrano veramente due partite diverse. Due squadre, due squadre, o meglio, Conversano è diverso, Cassano, esatto, sta giocando allo stesso modo. Sì. Conversano è cambiato, fortunatamente. È incredibile veramente l'emotività, la testa, la leggerezza, cosa fa sulle gambe. Guarda, Savini veramente non sa che fare. È cambiato veramente. E adesso tutto. Sotto passivo Cassano deve tirare ancora, sempre lui, Jack Savini contro tutti ormai. Fa tutto da solo Jack Savini, e si è andato un po' a schiantare contro Marrocchi su Id, che non sono certo giocatori leggeri. Quindi ancora Cassano in attacco. Si è esaurita l'inferiorità numerica nel frattempo per il Cassano, ma è sotto passivo, quindi dovrà andare al tiro. Lo fa Kabir proprio dai 9 metri, ma si allunga Pasqualino di Gian Domenico. Bravo Pasqualino di Gian Domenico, perché è andato giù molto velocemente e conserva le 4 reti di vantaggio il Conversano. Adesso è completamente sciolto, deve, diciamo, non è possibile gestire il risultato una palla a mano, però deve in qualche modo provare a giocare, continuare a giocare la propria partita. Diciamo che adesso è in fiducia Conversano, quello che non era nel primo tempo, e quindi si gioca più sciolti. Sì, non in questa occasione però, perché Nelson ha perso palla e subito Kabir è andato a realizzare il contropiede. Qui hanno un'altra brutta palla persa di Suid, ma poi spreca ancora una volta Mongiardini.
Sì, qua Belotti credo si voglia mangiare Luca Monciardini, perché si è lasciato prendere da questo lancio. Conversano che sì, dà l'occasione di essere in fiducia, ma allo stesso tempo non deve prendere troppa fiducia, perché comunque mancano ancora 4 minuti e mezzo. Deve continuare a giocare la propria partita che non è finita. Ancora qui palla di Wrobel per Suid, che è riuscito ad andare al tiro, ma secondo i direttori di gara era all'interno dei 6 metri. ...21-18... Sì, Suid stava andando a memoria, poi ho visto le statistiche, effettivamente 0 gol per lui fino ad ora. Credo anche 0 tiri, ad eccezione di questo. Segno che anche la difesa del Cassano sta difendendo molto bene lì al centro. Ora palla di Marrocchi per Iachemete, grande gol di Gabriele. Questo è un gol da ala pura, angolo molto stretto. Si è aperto bene, lui ha un'esplosività nelle gambe incredibile, ha colpito all'incrocio dei pali, grandissima rete di Gabriele Iachemet. Time out Cassano. Ultimo time out chiamato da Matteo Belotti, che credo si voglia giocare il tutto per tutto, infatti in questa fase 7 contro 6, quindi vuole provare a riprenderla, 3 minuti e 40 secondi fondamentalmente al termine. Vedremo se questa giocata offensiva sortirà i propri effetti per il Cassano. Siamo alle battute finali del match, tutto per tutto. Gioca giustamente Cassano, qui ancora la Bruna, ma Conversano adesso è cambiato Antonio, c'è un altro ritmo, un'altra difesa e non ci sono spazi anche con l'uomo in più per Cassano. Sì, è salito il ritmo difensivo ed è stato proprio parallelamente al un po' il calare dell'intensità anche da parte del Cassano, penso dovuto anche un po' di stanchezza, però oggettivamente tutt'altro ritmo difensivo da parte della squadra di Alessandro Tarafini in questo secondo tempo. Ancora Savini, palla per Dorio, bravissimo Dorio, bravo qui. Bravo a recuperare questa palla sporca Mattia Dorio. Anch'egli non aveva ancora segnato fino ad ora, prima rete per Mattia Dorio. 3 minuti al termine, Conversano più 3. Serve una rete, Antonio, per chiudere probabilmente il match, ma è ancora lunga. C'è passivo qui, dicono gli arbitri. Conversano deve concludere entro 4 passaggi. Wrobel commette fallo, Savini. Due passaggi. Ancora Wrobel, non tira Wrobel, ancora fallo. Adesso
adesso andrà al tiro Nelson, che è l'unico che può andare al tiro, e infatti toglie le ragnatele. A volte la palamano non è difficile, Antonio. Diciamo che sono le qualità di terzini che ci sono e bisogna metterle in campo. Erano quelle che ci aspettavamo anche da Vrabel, però. Diciamo che non è necessario per forza andare sotto passivo per tirare dei 9 metri. Esatto. Sveliamo questa regola. Esatto. Non vogliamo essere polemici. Anche No, è un oggettivo, assolutamente. No, assolutamente. Diciamo che abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, qualcosa in più ce l'aspettavamo da Vrabel, insomma. Tuttavia la gara sta per volgere al termine, 1 minuto e mezzo, Conversano più 4, quindi risultato che, salvo particolari eventi, non dovrebbe essere compromesso. Adesso ha recuperato anche palla Gabriele Jachemet, molto bravo. A proposito di tuffarsi sulla palla, Francesco, è arrivato il famoso tuffo. Esatto. Che nominiamo spesso nelle partite. E questo tuffo si fa, Antonio, è segnale di concentrazione, segnale di voglia, di grinta. Lo si fa quando si è in fiducia, se non si fa evidentemente c'è qualche problema e quello non va, poi ti costringe a subire sconfitte inaspettate. Ultimo time out della gara. E dopo il time out sveliamo l'episodio che ha girato la partita. Esatto, restate in ascolto quindi. Non vuole lasciare niente al caso Alessandro Tarafino, che vuole giocarsi al meglio quest'ultimo probabilmente possesso da parte della squadra biancoverde. Antonio, ormai difesa estremamente profonda quella del Cassano, che vuole bloccare tutti i tipi di combinazioni. Ecco, lo fa subito e arriva la bella rete di Savini. Qua bisogna fare attenzione, lo diciamo sempre, non si può mollare niente. Mancano comunque 30 secondi al termine, Conversano a più 3, andiamo con la cronaca sino al termine, poi ci lasceremo andare ai commenti finali. C'è ancora passivo Paoloni, ancora sfondo di Paoloni, mentre Monciardini tenta un tiro disperato. Non c'è più tempo, Antonio. 6 secondi al termine, possiamo dirlo adesso con tutta certezza. Conversano ritorna alla vittoria dopo lo stop di Rubiera, lo fa contro Cassano Magnago, un Cassano Magnago che ha dato veramente tutto, una grande partita dalla formazione lombarda. È stata una gara vibrante, combattuta nel primo tempo a nostro giudizio, ma anche, come diceva il campo, ha meritato Cassano Magnago. Nella ripresa la grande reazione d'orgoglio del Conversano, che doveva esserci, ci doveva stare, perché altrimenti si sarebbe messa davvero male per la squadra campione d'Italia. E quindi un grande Conversano nel secondo tempo ha ribaltato in 3 minuti praticamente il punteggio e ha portato a casa un'altra vittoria. Sì, dopo il passo falso di Rubiera ci aspettavamo una partita anche a livello proprio emotivo, nervoso, non semplice.
il Cassano, ottima partita, però devo dire il Conversano ne è uscito da grandissima squadra quest'oggi, perché una squadra senza valori, sotto di 4 reti all'inizio del secondo tempo, poteva del tutto sciogliersi e invece oggi c'è stata qualche scintilla. Ecco, in tribuna da noi la scintilla è stato che se n'è andato Giorgio Fantasia, lo possiamo svelare. Esatto, esatto. Però in campo sicuramente sarà successo qualcos'altro, ci sarà modo di parlarne con Alessandro Tarafino. Quindi complimenti al Conversano che, ribadisco, tra mille difficoltà, mille problemi, comunque si prepara con una vittoria alla gara di Supercoppa di mercoledì dal Pala Santa Filomena di Chieti. E dunque ricordiamo l'appuntamento per tutti i tifosi, ultima gara dell'anno solare, mercoledì 21 dicembre alle ore 18 dal Pala Santa Filomena di Chieti, finale di Supercoppa italiana, Conversano Sassari, che assegnerà l'ultimo trofeo della stagione passata o il primo sicuramente l'ultimo dell'anno solare 2022. Sicuramente l'ultimo del 2022, gara secca che farà storia a sé. Oggi sia Conversano che Sassari hanno vinto entrambe le proprie partite, quindi, ma sappiamo, lo diciamo sempre, viene annullato ogni tipo di gap in classifica, ogni tipo di, come posso dire, di difficoltà, di anche aspetti positivi. Certo, è molto importante arrivarci dopo una vittoria per il Conversano, e quindi due squadre che arrivano almeno emotivamente meglio rispetto a come erano la vigilia di quest'ultima gara. Ed allora per noi è il momento dei saluti. Noi vi diamo chiaramente appuntamento con l'ultima gara, noi ci vedremo l'anno prossimo, Antonio, possiamo dirlo ormai, non ci saranno più gare da commentare sino al termine dell'anno, quindi vi facciamo anche i nostri migliori auguri di buone feste e buone vacanze anche a chi partirà, come qualcuno qui a mio fianco. E insomma, da Conversano è davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto. Mi associo agli auguri naturalmente. Da Francesco D'Alessandro, Antonio Luciano e Massimiliano Fanelli, una cordiale buonasera e alla prossima.